C'è classe. C'è classe dopo? Ah, io te ne so io. 27 anni di vita alla zona storica. Aspetta, nonna mia, quando tenia 5 anni. Ed ero piccolissima, no? 5 anni, cominciava. Incominciava proprio dell'Angioletti, appena nate. Però c'erano le mamme calisteriane e si chiamavano l'Angioletti e li scrivevano la Legione Cattolica. Poi, arrivati a 5 anni, c'era la sezione piccolissima, da 5 fino, 5 fino a 8 anni, mi pare. Poi c'erano le beniamine. Si passava gradatamente, no? Quindi stiamo ancora prima della guerra, stavamo prima. Sì. E poi si passava da beniamine all'aspirante, c'erano tutte queste sezioni. Poi dall'aspirante alle giovanissime, cioè l'età vostra, no? Giovanissime. Poi i soci di Azione Cattolica, i giovani, fino a 30 anni. Poi arrivati a 30 anni che si sposavano e prima passavano all'unione donne o unione uomini. C'erano le delegate, erano chiamate, ma si chiamano i valori. E che è stato? Allora erano delegate, poi tengo pure fotografie quando c'è nella Madonna dell'Alto, c'è una volta all'anno una specie di ritiro, stavamo tutta la giornata. Pranzo a sacco. E tenne fotografie. Ah, sì. Poi le vedi. Ma se mangiava? No. Se mangiava? No, non portava né pranzo a sacco, non sai così. Ognuno portava. A piedi. Passavano da qua e stava sempre assidua ad andare alla Zona Cattolica. Come? Assidua, stava sempre assidua. Sempre, andava sempre. E perciò sono rimasta affezionata, perché sono nata e vissuta nella Zona Cattolica. È stato bello, è stato formativo, perché si studiava il catechismo, c'erano le domande e le risposte, e si faceva la gara catechistica. Ogni anno, fine anno, si faceva la gara, venivano i responsabili Leonardo, ne interrogavano, no? E facevamo ste facevamo sia catechismo sia azione. Studiavano catechismo all'azione cattolica, no? Era un catechismo a parte del catechismo normale, era proprio per l'azione cattolica. E poi c'era la gara catechistica alla fine dell'anno. Poi c'è stato un periodo quando era aspirante, mi pare che era. C'era pure la pagina attiva, cioè oltre che si studiava il catechismo, no? Le domande, le risposte, se ne mettono un po' voto. Oggi non me ne mettiamo il super, non mi accontentava. Super? Super. Non mi accontentava, no? Era orgogliosa, c'è da fare. Così, oltre al libro con le domande e risposte, c'era quaderno a parte, quaderno capolava nel nome, no? In base alle domande e le risposte facevano pure il disegno. Ma voi eravate solo femmine o femmine e maschi? No, erano separate. Dico la scuola? Sì, allora erano tutte separate, beniamine e poi eravamo. E beniamini, no? E invece c'erano l'aspiranti. L'associazione aspiranti maschi capancera una tessera e le femmine poi sono sopraggiunte dopo vennero giovanissime dopo un certo periodo e poi la gioventù femminile la città bandiera è ancora abitata la gioventù femminile. Ci trovavate di domenica o durante la settimana? Le riunioni? Per lo più alla domenica. E poi che dei giorni, mi ricordo quando ero beniamino, andavamo dei giorni feriali. Cosa facevate durante la riunione? Che argomenti? Pregavate, giocate? No, c'era prima di tutto
la schedazione del testo, no? Catechismo. E schedava la lezioncina e poi ci interrogava sulle domande della lezione precedente. Dopo mi divertivano e giocando c'era tutto stile, non interno. E quindi c'era formazione e divertimento nello stesso tempo. Poi facevamo pure recite alle suore sempre, no? C'era facendo un palco, facendo pure recite. E per Carnevale poi ne divertivano tanto. L'Azione Cattolica è stata sempre frequentata oppure c'è stato un periodo in cui c'è stata poca gente che frequentava? Più o meno, la gioventù femminile, 30-40 era un numero di assiduo. E poi allora, quando si faceva riunione, c'era la segretaria che leggeva o verbale della incontro precedente, no? Chiamava l'appello e uno si sentiva più impegnata, no? Perché ha un ricordo particolare della Azione Cattolica. C'era d'usanza quando si sposavano, no? E allora c'era la messa, durante la messa c'era il cambio del distintivo. Cioè si toglieva il distintivo della gioventù durante e un matrimonio, si metteva quello dell'unione donne, perché passava a un lancio dei padri. Infatti tengo pure qualche fotografia quando era presidente che gli hanno elevato il distintivo e ne metteva. Ha mai pensato di consacrarsi? Sì. Di prendere i voti? No, no. È un'associazione libera, no, è laica, insomma, non è. Non è mai venuto a pensare. Come cosa personale, non sta niente. Sì. No. Ma mi è piaciuto lavorare nella Azione Cattolica, frequentare la parrocchia, tanto in famiglia. Ma io mi sento sempre legata, guarda, e non faccio come fratelli, come... Diamo lo stesso, dico, perché sono nata, vissuta nella Azione Cattolica e la vivo. Pure che non posso frequentare, però rimane sempre quell'affetto. E che cosa ci vuole dire a noi? Noi che siamo il futuro della società, il futuro... Ma perseverate, perché, ripeto, la Azione Cattolica è formativa. Azione Cattolica, nella festa dei 250 anni voglio dirti grazie. Sin da piccoli ci abbracci in modo gioioso e tra giochi e riflessioni ci aiuti a capire che Gesù è un amico fedele che ci tiene per mano, ci accompagna in tutte le tappe della nostra vita. Durante la giovinezza tieni a bada e accogli tutto di noi, i nostri sbalzi d'umore, le nostre ribellioni, il nostro senso di rifiuto verso Dio e gli altri. Ma tu dolcemente ci aiuti a comprendere la bellezza delle relazioni sane, di chi ci sta accanto, ma soprattutto la bellezza di avere Dio come compagno di viaggio. Mentre i giorni passano e noi cresciamo, i desideri e gli interessi cambiano. Scopriamo l'amore e tu ci insegni a viverlo pienamente, senza mai essere superficiali. Nel cuore non tutti però abbiamo gli stessi desideri. Ciascuno di noi scopre e segue il proprio progetto di vita, anche grazie al gruppo e alle relazioni belle che viviamo grazie a te. Ognuno di noi promette il suo per sempre in virtù della propria vocazione. Ci aiuti a vivere la meraviglia del matrimonio, rendendoci testimoni dell'amore di Dio, che tutto perdona e tutto sopporta, e pian piano il frutto di questo amore porta il dono dei nostri figli. Così cambiano le nostre responsabilità e la nostra vita prende colore ed è bello essere famiglia tra le famiglie. Ormai adulti maturi ci rendi missionari all'interno della comunità e attenti al bene comune, sempre pronti ad affrontare insieme
ogni difficoltà della vita, perché tu sei quella strada che ci porti sempre a Dio. Sempre con il sorriso, abbiamo il piacere di passare la nostra vecchiaia senza sentire il peso della solitudine. Ci fai capire che la fede non è questione di età, che non ci sono certezze di fede con il passare degli anni, ma solo la consapevolezza che non si finisce mai di crescere e camminare. Con la nostalgia nel cuore, ripensiamo agli anni passati insieme e con gioia e speranza guardiamo le nuove generazioni, certi che insieme con te, così come è stato per noi, la vita sarà più ricca e più bella. Azione Cattolica, dopo 150 anni, tu sei pronta per ricominciare. E io, noi, vogliamo ricominciare insieme a te, mettendo le nostre passioni e i nostri sogni. Vogliamo diventare grandi insieme. Tra pochi giorni, durante la festa dell'adesione, riceverò la mia tessera. Che bello, sono davvero contento, perché è proprio bello camminare insieme. E con Gesù arriveremo in alto.